Ok, bambini, io adesso vado a danza. Comportatevi bene, ok? Ciao, vanno bene, Charlie. Sta tranquilla. Ciao, bambini. Ciao, Glow Pixie. Ciao. E ora si balla! Siamo piccoli, ma le nostre mosse infiammano ogni festa! Adesso balliamo tutti insieme, dai! Battiamo le mani al ritmo! Un bel ballo, bellissimissimo! Delle tue cure, Lulu. Se non si riesce alla prima, bisogna continuare a provare, giusto? Pensavo che in porta ci sarebbe finito il pallone, non io. Grazie, Tilly. Questa è la volta buona. Puppy, you don't!
adesso devi riposare e permettere alla tua ala di guarire, ok? Te l'ho detto, sto bene. Papino! Sienna, Gigi, state bene? Oh, è una mia impressione. Oh, quella sembrava la voce di Tilly. Non saprei, non mi pare di star sentendo nulla. Quel grido era decisamente di Tilly. Dovremmo muoverci. Sammy, no! La tua ala! Tu devi riposare, Sammy. Me ne occupo io questa volta. Fiori in porta! Charlie, ci senti? Gigi, sei tu? Ehi, ehi, vai piano, Charlie! Dobbiamo assicurarci che tu non ti sia fatta male, dottoressa Lulu? Mi sono fatta male all'ala poco fa ed è un po' dolorante. Oh, grazie, Lulu. Va molto meglio. Forza, Charlie! Aia. Se alla prima non si riesce, si deve provare e riprovare. Vorrebbe proprio un abbraccio! Un abbraccio! Oh! Proprio un cane. Non so che cosa fare. Glow Pixie, aiuto! Oh no, mi sembrate tanto tristi. Ci penso io. Ecco, va. Glow Pixie, aiuto! Ehi, fermi, no! Credo che il tuo giardino abbia proprio ragione. Dobbiamo muoverci. Ti aiuteremo a recuperare i fiori, Sienna. Ma adesso dobbiamo aiutare Charlie. Forza, andiamo! Va tutto bene? No! Il nostro cane arriverà oggi. Ma non sono più sicura che dovremmo averne uno. Non abbiamo preparato nulla. Un cagnolino richiede molto lavoro, ma non preoccuparti, Charlie, ti aiutiamo noi. Tutto ciò che vi serve è solo un po' di pratica. A un cane servono poche cose per essere sano e felice, vero, bello?
Ciò che gli serve è della buona pappa. Uno spazio sicuro e dei bei giocattoli tutti suoi. Ha bisogno di molto amore e tante coccole. E tanto riposo. Uova. Questa stanza è un vero disastro. Volevo organizzare una caccia alle uova, ma i bambini le hanno trovate prima che le nascondessi. Sta tranquilla, so come risolvere il problema. Lieto cuore, apriti!
Pixie, Sienna, bendate i bambini, per favore. E anche Charlie. Ok, la grande caccia può avere inizio. Prendete un cestino e trovate tutte le uova. Teo, no! Potrei farci l'abitudine.